E tu mi guardi, eh? Ma chi sei, Grigio? Il testimone? Come se non li conoscessi abbastanza i miei errori. Perché? Ce ne sono degli altri? Ma cosa vuoi, lo scontro? Ce l'avrai. Tra un po' ce l'avrai. Mi ero infatti accorto che lui scendeva a smangiucchiare in cucina, oltre che di notte, anche quando io telefonavo. Ci feci caso quella volta che mi chiamò Gabriella. Fu un po' strana quella telefonata. Non ci vedevamo da un po'. Lei aveva una voce più tenera del solito, più profonda. Non è che avesse niente di particolare da dirmi, però io sentivo che non voleva chiudere. Continuava scherzando dolcemente, come se quella mattina si fosse svegliata con un'immagine di me d'altri tempi. Una meraviglia di uomo. Doveva essere solo in casa. Mi vergognai subito di questo pensiero, come se improvvisamente mi fosse venuta voglia. Sì. Avevo voglia di lei. E poi non potevo sbagliare. Quel suo tono, infatti poco dopo lei, quasi sussurrando, avrei voglia di fare l'amore. Non disse proprio così, qualcosa del genere, anche più imbarazzante. Io avevo sentito dire che ci sono quelli che per telefono riescono. A me non era mai capitato, ecco. Diffido del telefono, mi blocca, non riesco neanche a dire cara. Quella volta lì non sapevo cosa fare. Mi viene fuori un anch'io. E lei forse non sente nemmeno, però avverto il suo respiro insinuante, affannoso, sconveniente anche. Gabriella, hai caldo? Che a me è venuto un caldo, Gabriella. Ma come sei? No, dico come sei. Sì, certo, me la ricordo quella camicetta di seta. Ma ora Gabriella. È lui di là, in cucina. Proprio adesso non è il momento, non è il momento. No, dico un momento. È un momento straordinario, Gabriella. Un momento bellissimo. Intanto lui è di là, lo sento. Ma via! Via! Sono solo, Gabriele, certo che sono, ma sono solo, chi vuoi che ci sia? Maledetto, non mi lasci in pace, mi devi rubare, a smangiucchiare, a spiarmi! Schifoso! Schifoso! No, dicevo che qualcuno ci potrebbe spiare, no? Ma come chi, Gabriella? Qualche schifoso, dai! Lascia stare, dai, ci vediamo presto, Gabriele, dai, Gabriele, ci vediamo presto, dai, su. Cerca di capirmi, eh? Bene. Ciao. Non mi ha capito. Non l'ho vista per 3 giorni. Io invece avevo capito che avrei potuto sorprendere il Grigio alla prima telefonata. Bastava non rispondere, appostarsi dietro la porta e colpirlo. Ma con che cosa? Con l'ingegno tipico di chi non si fida della sua forza fisica, applicai con cura alla mia mano una tavoletta di legno duro. Faggio evaporato, credo. Un'arma impropria ma di grande efficacia. Un robusto prolungamento del mio braccio. Ciao! Ciao! Ero lì, tesissimo, pronto a scattare. Un occhio alla cucina, un occhio al telefono. Non chiamava nessuno. Tutti mi rompono le scatole nei momenti meno opportuni. Avevo bisogno di un complice telefonico. Gabriella. No, per carità. Mi feci chiamare da mio figlio, avvisandolo che non avrei risposto. Lui in questo periodo capisce sempre meno di me. Forse si preoccupa, ma non mi fa domande. E dopo un po'. Sono qui, dietro la porta. Dri, 2 squilli, silenzio, vado, yeah!
tavolo era lì, con le sue bricioline, e di lui neanche l'ombra. Ah, ho capito, sei più furbo di quanto pensassi. Non era solo lo squillo del telefono, ma anche la mia risposta, sì, la mia voce nel corridoio che gli dava la certezza del via libera. Una bella associazione, non c'è che dire. Piazzai un registratore con comando a distanza vicino al telefono, con incise le mie più credibili risposte. Con mio figlio non ci furono problemi per farmi richiamare. Mi chiese solo come stavo. E forse non si riferiva alla mia salute. Ecco, è tutto pronto. Ora, come dire. Dri. Dri. E la mia voce registrata. Pronto? Ah, sei tu. Non c'è male, non c'è male. Questa volta bocca. È come se lo vedessi. Scende dai tubi, ci impiega 3 secondi, scientifico. Ora è sul tavolo, deve essere sul tavolo, credo. Vedi l'astuzia? Tra 2 secondi Ulisse entra in campo. Speriamo di aver calcolato bene. Sì, eccolo lì! Una botta tremenda, mancato! Lui scarta, schizza, sfugge, do un calcio alla porta, la chiudo, lo inseguo. Tenta di salire sul tubo, l'avevo previsto. Lo riatterro, ecco, lo stringo all'angolo. No, invece, se lo rimando, mi avvicino. Terrore, mi avvicino. Un grido tremendo. Niente, si rovescia, morde anche. Ai, la mano, vigliacco. 3 colpi di seguito. Pim, pum, pam. È ferito, sto vincendo ai punti. Non mi basta, ecco. Pam, colpito, KO! Lo finisco senza pietà. No, si rialza, più veloce di prima. Schizzo sotto il tavolo. Pam, ai, l'occhio. Sì, il mio, lo spigolo. Barcollo, sto per cadere. Vedo strano, è un sogno. Lui sale, sale, sale. Io scendo, scendo, scendo. Peccato, fine del sogno. Svenuto.